Victor Clooney, censore televisivo in crisi coniugale e Trabucco, killer di professione, scendono nello stesso albergo in due stanze attigue. Victor continua ad alternare i tentativi di suicidio a quelli di riconciliazione con la moglie fuggita di casa per amore di uno psicanalista erotomane. Specialmente con l'ultimo tentativo di suicidio. Sconvolge i piani di trabucco che dalla finestra dell'albergo deve uccidere un testimone scomodo. Dunque, questo di Billy Wilder è un remake di un film di Edward Molinaro, I Rompiballe del 1973. Un divertente lavoro interpretato da Lino Ventura e Jacques Brel, che era a sua volta tratto una commedia di Francis Weber dal titolo Le Contract è senz'altro da considerarsi un'opera minore rispetto a qualcuno piace caldo un 2-3 e baciami stupido è un film spassoso con tutta la grinta necessaria per far ridere mentre il serratissimo duello tra i due nemici amici non si concede soste e non perde colpi le battute inseguono i fatti e i fatti le battute, le facciate contro questo o quello scoccano ad ogni passo mentre i ritmi si inseguono, rallentano, accelerano. Fino a diventare suspense: nel momento in cui, per colpa di Lemmon, sembra che l'arcigno Mattau non faccia in tempo a sparare.